fanno i tifosi giustamente, quindi hanno chiesto un atteggiamento diverso, una mentalità diversa, è stato un confronto deciso ma al tempo stesso molto corretto da quel che mi risulta. Domenica, come già c'era stato un incontro in precedenza al giovedì, ecco. È questo che va ritrovato, cioè nel senso una mentalità. Intanto bisogna partire dal presupposto che tutti devono avere rispetto di tutti, cosa che c'è, e questo mi dà grande soddisfazione perché dimostra grande maturità da parte di una piazza che si diceva che non aveva queste caratteristiche e invece queste caratteristiche le sta mettendo in mostra e quindi merita grande, grande considerazione. Ma non ultimo, cosa che è passata un po' così forse perché c'era la partita, ma i fatti di Milan hanno dimostrato che appunto c'è una credibilità diversa che è la base di partenza per tutti noi. È passata così, ma è una realtà che ha richiesto cose che è giusto che chieda, perché la squadra va in campo, deve onorare la maglia per se stessa, per i tifosi, per il marchio che rappresenta, per la territorialità che rappresenta, per il futuro che ha e per tutto il resto. Ma non è che questo non ci sia, ci sono momenti in cui si riesce di più a fare certe cose e momenti in cui si riesce meno a far certe cose, ma vedere l'attaccamento di queste persone nei confronti della squadra fa sicuramente piacere alla squadra, non è che questo sia un problema che crea disagio o altro. Le chiedo a proposito, sì, del rapporto con i tifosi, è una questione che può essere anche molto generica e anche poco così rilevante nei fini specifici di quello che è il risultato attuale, però da molto tempo si discute anche così per riavvicinare, vero, magari far sentire un tipo di sostegno differente in qualche allenamento antistadio. Che è allora ancora... adesso ve lo spiego per l'ennesima volta. Noi sull'antistadio abbiamo già investito 350.000 euro rifacendo il manto erboso, abbiamo presentato un progetto in comune per portarlo ad essere agibile con altri 300.000 euro di costi. A giorni speriamo che ci venga firmata la convenzione per 9 anni, di modo che daremo il via ai lavori, dopodiché potremo andare all'antistadio compatibilmente con le possibilità numeriche di affluenza, perché è una cosa a cui ci teniamo. Da fonti diciamo politiche mi risulta che ci sia una domanda che è pendente ancora da luglio. Da prima ancora di luglio. Noi abbiamo mandato i preventivi, abbiamo fatto questo, abbiamo chiesto di avere la convenzione per 9 anni, abbiamo chiesto la possibilità, tutto scritto. Purtroppo ci sono dei tempi, i nostri cosiddetti tempi tecnici burocratici italiani, che ci impediscono di fare questo. L'ultima volta io mi sono personalmente preso la responsabilità, qualcuno ha preso degli sputi, qualcuno ha preso degli schiaffi, qualcuno altro, perché abbiamo mandato le persone. Avevamo chiesto pre-derby di poterlo fare, ci è stato detto non si può fare, quindi questo era un impegno che abbiamo assunto, però già abbiamo investito una cifra. Ne vogliamo investire un'altra per fare tutte le recinzioni, per fare la nuova tribuna. Già firmati i preventivi tutti, finché non abbiamo la possibilità non lo possiamo fare. Spero di essere stato chiaro una volta per tutte. Molti tifosi ci chiedono di chiederti perché, ed è la storia di questo calciomercato da quest'estate, c'erano i soldi per Paulinho e poi questi soldi non ci sono stati per altri giocatori. Posso dirvi una cosa? Vi spiego solo questo. Allora, vi prego però, qui merito, allora la mettiamo da questo punto di vista. Questa è una fiducia sulla persona. I soldi sono tutti all'interno dell'azienda Hellas Verona, ma non è che se ho 5 milioni per prendere un giocatore, no, poi ne ho presi 10 e ho speso gli stessi soldi. Ecco, ragazzi, è così, venite in sede e ve lo documento, finito. Poi sono i tecnicismi, perché Paulinho l'operazione era di un certo tipo, prestito con obbligo di riscatto da pagare in 2 anni e tutto il resto, cioè si pareggiavano le partite di tour, però non la gente, giustamente. Perché non è arrivato? Perché sono cambiati i termini economici dell'accordo, è semplice, ognuno poi dice la propria versione, io i contratti che ho in mano avevamo detto quella che era la nostra disponibilità per fare l'operazione purtroppo con l'altra parte del mondo, ci eravamo correttamente secondo me cautelati facendo venire il giocatore, facendo le visite mediche, facendo firmare il contratto, controparte ha deciso diversamente, è un suo diritto e quindi non possiamo far altro che aver accettato questa ipotesi qua. Visto che ha messo l'accento sui numeri, direttore,
E visto che se ne discute tanto, allora quanto il Verona ha incassato, se si può dircelo naturalmente, dalle operazioni di Turbe, Jorginho, Romulo? No, vi faccio solo un esempio. Allora, avete tirato fuori... No, ma dettagliando, nel senso, allora, sappiamo che dai Turbe incassate magari nel tempo, no, ecco, sì, che è scaglionato l'introito, però complessivamente, se può spiegarlo, certo, proprio a fare la chiarezza di cui parlava prima. Allora, il Turbe è costato... Il cartellino è costato 15 milioni di euro ed è stato venduto per 22. Jorginho è stato venduto alla metà, no, tutto a 9, ricomprato a 4,5. Quindi questo cosa vuol dire? Che i 9 milioni sono economici ed è una plusvalenza economica fatta, ma la cassa è di 4 milioni e mezzo. Quando oggi invece si leggeva sull'Arena che sono stati contabilizzati a bilancio solo 4,5, sbagliando, perché c'è una plusvalenza economica di 9 milioni, poi c'è un debito di partecipazione per 4 milioni e mezzo. Quindi quando verrà risolta la seconda metà, sì, o pareggia la partita, e quindi credito a partecipazione a debito di partecipazione, oppure se si vende a di più o a di meno diventa una plus o una minus. Romulo è stato comprato per 4 milioni e è stato prestato per 1. Quindi? No, quindi punto. Quindi punto. Non è minus. Sono investimenti, è questione di azienda, è questione che, voglio dire, si fanno delle valutazioni. Bene, l'anno prossimo o lo riscattano e prendiamo dei soldi, o torna qua e gioca qua, o lo vendiamo o altro. Ma con serenità, tranquillità. Questo dico. Quindi complessivamente da queste tre maggiori operazioni, facendo, io non sono mai stato bravo in matematica, quindi non so, spiega lei, per piacere. Quanto è l'entrata del Verona complessiva di Turbe più Jorginho più Romulo al momento attuale, nel senso? 7 meno 3, 4 più 4, 8 milioni.